L'Apocalisse ci parla del cielo e ci pone davanti ad una moltitudine immensa, incalcolabile, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Sono i santi, cantano insieme, lodano Dio con gioia. Sarebbe bello ascoltare il loro canto, ma possiamo immaginarlo durante la messa quando cantiamo «Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo». È un inno, dice la Bibbia, che viene dal cielo, che si canta là, un inno di lode. Allora cantando il santo non solo pensiamo ai santi, ma facciamo quello che fanno loro. In quel momento, nella messa, siamo uniti a loro più che mai. Papa Francesco riflette sulla comunione con i santi che avviene nella preghiera, specie durante la celebrazione eucaristica. Parole che risuonano insieme allo Stabat Mater di Francis Poulenc, una composizione scritta nel 1950 dove la contemporaneità getta uno sguardo sulla tradizione. Siamo uniti a tutti i santi, non solo a quelli più noti del calendario, ma anche a quelli della porta accanto, ai nostri familiari e conoscenti che ora fanno parte di quella moltitudine immensa. I santi sono vicini a noi, anzi sono i nostri fratelli e sorelle più veri. Ci capiscono, ci vogliono bene, sanno qual è il nostro vero bene, ci aiutano e ci attendono. Sono felici e ci vogliono felici con loro in paradiso. Per questo ci invitano sulla via della felicità, indicata nel Vangelo delle Beatitudini. Il Pontefice ricorda che i santi ci esortano a scegliere la loro parte, quella di Dio che è santo. Chiediamoci da che parte stiamo, quella del cielo o quella della terra? Viviamo per il Signore o per noi stessi, per la felicità eterna o per qualche appagamento ora? Domandiamoci, vogliamo davvero la santità? O ci accontentiamo di essere cristiani senza infami e senza lode, che credono in Dio e stimano il prossimo, ma senza esagerare? Il Signore chiede tutto e quello che offre è la vera vita, offre tutto, la felicità per la quale siamo stati creati. Ci fa bene lasciarci provocare dai santi che qua non hanno avuto mezze misure e da là tifano per noi perché scegliamo Dio, l'umiltà, la mitezza, la misericordia, la purezza, perché ci appassioniamo al cielo piuttosto che alla terra. Il Pontefice indica nel Vangelo delle Beatitudini la strada da seguire. Non si tratta di fare cose straordinarie, ma di seguire ogni giorno questa via che ci porta in cielo, ci porta in famiglia, ci porta a casa. Oggi quindi intravediamo il nostro futuro e festeggiamo quello per cui siamo nati. Siamo nati per non morire mai più, siamo nati per godere la felicità di Dio. Il Signore ci incoraggia, a chi imbocca la via delle Beatitudini dice «Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».